parlare per l'ultimo intervento di fine seduta il senatore Malan. Prego. Grazie Presidente. Da questa mattina la popolazione civile di Israele è sottoposta a un massiccio attacco di missili, ne sono arrivati diverse, probabilmente diverse centinaia, sicuramente molte decine, di cui l'ultimo 5 minuti fa. Sono attacchi mirati a colpire la popolazione civile e questi attacchi vengono dall'organizzazione denominata Jihad Islamico di Palestina. Questa organizzazione è considerata un'organizzazione terroristica dall'Unione Europea, oltre che dagli Stati Uniti, dal Canada, dalla Gran Bretagna, oltre che naturalmente da Israele, e è notoriamente legata all'Iran. Io dal giugno scorso ho presentato un'interrogazione, la numero 935, presentata il 25 giugno, ho chiesto al governo di rispondere in commissione riguardo alla politica con l'Iran, e cioè quale conto si tenga della situazione oggettiva dell'Iran nei rapporti con la Repubblica Islamica di Teheran. Rispetto a questi tre aspetti, la totale mancanza di rispetto dei diritti umani, in particolare verso le donne, in particolare verso gli omosessuali, e anche riguardo alle minoranze religiose. La seconda questione è il sostegno al terrorismo. La terza questione, che è stato rilevato da molte organismi internazionali, e la terza questione è il proposito, non la minaccia, ma il proposito e l'annuncio di voler distruggere lo Stato di Israele nei prossimi anni. Non credo si possa ignorare queste, circostanze. Tali minacce, che ripeto sono più delle minacce, sono degli annunci con tanto di conteggio alla rovescia, con un orologio mostrato in una pubblica piazza di Teheran. Queste cose, contro qualunque altro paese fossero rivolte, susciterebbero una grande attenzione e reazione internazionale. Non si può fare una differenza in questo caso, particolarmente oggi, quando sulla popolazione civile di Israele arrivano centinaia di missili, la gran parte dei quali viene intercettata dalle straordinarie disposizioni difensive dello Stato di Israele, ma non sono impenetrabili. Molti missili sono arrivati a destinazione. Fortunatamente non hanno colpito persone, ma potrebbero farlo da un minuto all'altro, e credo che non si può restare insensibili su questo.